funziona ancora bene dopo un anno. Talaria Sting, la moto più discussa del 2023 credo su YouTube, proprio perché qui non c'è un motore termico ma c'è un bellissimo motore elettrico da 12 volt, no, 8 kilowatt. Kilowatt, scusate. E io e il buon Ivo le stiamo maltrattando di brutto, ragazzi. Ivo un po' di meno perché ci tiene, ma io proprio non l'ho mai lavata. Seriamente, da quando l'ho comprata non l'ho mai, 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 mai lavata. L'unico lavaggio che ha preso credo che sia la pioggia naturale dal cielo. E si può vedere, raga, da tipo fango non incrostato, assolutamente stuccato sulla moto. Ovunque, raga, dietro, davanti, forcella. Beh, la centralina è pulita alla fine. E voi direte, sì, ma perché te l'hanno regalata? Tanto te ne sbatti le palle, col cavolo! Ho tirato fuori i miei bei soldini. E i soldi mi scottano in tasca, mi capisce? Ci faccio quel cavolo che mi pare. Se regge al mio utilizzo intenso. Più non lavaggio, assolutamente no manutenzione a nulla. L'olio sulla catena, penso di averglielo messo i primi due giorni quando l'avevo comprata. Andrà a sentire che sibila. Sibila. È fake, è fake. Ma a tutti gli effetti, quali sono i danni in un anno di utilizzo non curante della Talaria Sting? Un raggio rotto. Fine. E soprattutto, come avete sentito dall'inizio del video, raga, c'ho i freni che ormai sono cotti completamente. C'ho le pastiglie vetrificate. Infatti, a furia di usarle, a furia di far frenate lunghe, le pastiglie si crea questo patinina di schifo e non frena più e fa solo rumore. Quindi dopo un anno ho deciso, vabbè, facciamogli una piccola rimessata, ma soprattutto aggiungiamogli un po' di potenza, un po' di chicche che ci serve nei boschi. Tanto per iniziare cambiamo l'unica cosa rotta della moto, il raggio. Poi chiaramente in teoria dovrebbero frenare molto bene, però il freno, mi ha detto Alessandro Italia, guarda che tu puoi cambiargli anche quello che vuoi, ma quello che fa la differenza, passiamo da un disco di 200 cm di diametro millimetri. Sono 2 metri di diametro, oh, scusate, oggi è che ho ancora l'anestesia dall'infortunio. Esatto. Passiamo da un disco di 200 mm di diametro a 220, quindi ben 2 cm in più di diametro. Ma la cosa più costosa che metteremo questa volta sulla moto, raga, è lei. Questa qua è la centralina che io, e vi cambia effettivamente la potenza della vostra moto. A tutti gli effetti si può dire, Ivo, che secondo me questa è stage one, esatto, ma è proprio il motore della vostra moto elettrica a tutti gli effetti. Non l'avevo ancora messa, non l'avevo ancora montata io, non perché non volessi spendere, ma perché stavo aspettando che Alessandro di Talaria me la desse gratis. Perché che io fa da un po' queste centraline, anche se la regolavi bene, quella tipo la moto di Ivo aveva un po' di ritardo nel gas, nel senso che quando mollavate il gas la moto tirava ancora per una frazione, esatto, di secondo. Quindi adesso montiamola, vediamo come va e vediamo se tenerla o montare ancora quella originale, perché magari c'è ancora il ritardo. Mi raccomando, sempre dovete spegnere la corrente della Talaria quando fate qualsiasi lavoro. Abbiamo tolto con esattamamente 1, 2, 7, 8, 10, 11, 11 viti e due connettori. Abbiamo tolto la vecchia centralina e la moto, raga, può cambiare da così a così o da così a così. Sapete cosa succede se sbagliate a connettere uno di questi? La prima modifica che abbiamo fatto è stato appunto cambiare la centralina. Adesso questa centralina qua, a differenza di quella originale, va tarata per la tua moto fisicamente. È un'app apposta. Prima cosa dobbiamo fare la calibrazione dell'acceleratore. Già è vero, devo schiacciare start. Moto settata, in 5 minuti abbiamo calibrato la centralina nuova. E adesso dobbiamo settare i nostri parametri. Ci sono un fottio di voci. 125, 250, 500. La figata di queste centraline qua è che puoi settare l'acceleratore in modo tale che faccia proprio il feedback che ti dà, simile alla moto che vuoi tu. Adesso passiamo direttamente al cambio del disco, che farà direttamente il nostro schiavo Ivo, vero? Perché io devo parlarvi di una cosa decisamente più importante rispetto a un cambio disco. Volevo parlarvi di un servizio che vi fa risparmiare, raga, che secondo me non ha senso non utilizzare. E stiamo parlando proprio di Leti Shops. Non dovete acquistare assolutamente niente, dovete semplicemente scaricare un'app. Infatti stiamo parlando di un servizio di cashback completamente gratuito. E adesso vi faccio un esempio banalissimo. Pedane, manopole, manubrio, attacco
secco manubrio e gomme sono tutti pezzi aftermarket che si possono comprare tranquillamente su AliExpress, per esempio, per risparmiare. Ma c'è di più, perché se passate appunto prima da Letty Shops vi ridanno indietro anche dei soldi. E voi direte: sì, ma a me non me ne frega niente di pezzi a talarie, cioè dai, sono cose particolarissime. Ma raga, cioè, su Letty Shop ci sono tipo 3000 negozi di tutti i brand che utilizziamo tutti quotidianamente. Scarpa Nike. Ho preso le scarpe nuove. Pronto. Ecco, volete flexare veramente? Prima di andare sul sito Nike, aprite le T-Shops, cercate Nike, selezionatelo, in due secondi praticamente le T-Shops vi rindirizzerà al sito di Nike. Fate il vostro acquisto regolarissimo sul sito Nike e non vi accorgete neanche di aver utilizzato le T-Shops. Però una volta effettuato l'acquisto vi daranno indietro dei soldi. E ora va bene tutto, ma non mi potete dire che questo servizio sia un servizio da non utilizzare. Raga, è gratuito, è facilissimo da utilizzare, vi fa risparmiare soldi. Basta solo ricordarsi prima di fare l'acquisto: ciao, fammi aprire le T-Shops e vedere se c'è quel sito che sto cercando. E per i più sbadati c'è anche l'estensione per browser dal computer. Trovate il link in descrizione di Letty Shops. Mi raccomando, se non ce l'avete, utilizzate questo link qua. Modifiche completate. Fine, abbiamo montato. Ha montato disco da 220. Oltre a questo, abbiamo cambiato le pastiglie, come vi ho detto. Vuoi provarla te, Albi? La flippo. Da seduto. Primo test con centralina nuova, senza avergli detto niente, praticamente al boleto, on off, full gas. Vai! Oh la madonna! Io ho paura. Pugiato al manubrio in Superman, incontrollato così. Vai. Madonna, pensavo fosse l'arboreto. C'è qui uno che taglia, non lo so cosa stanno facendo. Sembrava l'arboreto che gli era caduta la moto e gli era rimasta accelerata. Adesso va, Ci sono fatto la cacca addosso. Adesso va. Ma va tantissimo. Ma va in alto. Quando incomincia ad andare veloce, continua a spingere. Fammi provare un attimo a me. Ma scusami, ma non eri invalido. Guardate questa anziana signora di 78 anni. In moto è più facile camminare, ragazzi. Cioè, io non zoppico in moto, invece. Vabbè, comunque, impressione a freddo. Prima, mentre lei dava un'accelerazione da madonna e poi in alto murava un po'. Adesso, invece, continua proprio a tirare. Però devo essere sincero: bello fare le impennate in strada nei parcheggi. O bello andare dritti o davanti e dietro due volte quattro pinne. Bla 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 bla. E come dice un saggio. Però raga, secondo me con la centralina, con la modifica così, in enduro adesso sì che c'è differenza, soprattutto nelle salite incazzate. Infatti per questo andiamo direttamente a fare l'endurello con le nostre moto elettriche. Io gioco sporco oggi. Il primo giorno che mi metto le ginocchiere da quando mi sono fatto male. Ed è il primo giorno che metto anche gli stivali, chiaramente. Però non posso ancora praticamente alzarmi in piedi. Io faccio il giro per provare la moto, ma sarà più guardar loro. E cos'è, il club del silenzio? Cioè è il club del silenzio questo. Se vuoi inizio a fare casino. Oh no, che merda! No, nel coppino! Tutta nel coppino! Ma che merda! Ma porca puttana! C'ha la maglia Fradicio! Hai fatto 5 metri! Poi come minimo sarà stata veramente merda! Campo concimato! Vuoi vedere la mia schiena? Ok. Sparo tutte moto elettriche. Vediamo. Dai il via, Roby. 3, 2, 1, via! Ho sbagliato a partire! Ma com'è che la sua va di più? Rifallo, perché sono partito male. Io voglio vedere in confronto alla tua che è originale. 2, 1, vai! Ma va di più! Che cazzo c'ha la sua moto, bastardo! Perché la tua va di più? Che cazzo c'ha? Non è tutta originale la sua? Cambia così tanto il peso? Quanto pesi te? Sa, io peso 50. Niente ragazzi, tutte le modifiche che ho fatto non sono servite un cazzo. Allora, 3, 2, 1, vai! Scusa, prova a far scambio. Fammelo fare un attimo. Vai, prova. 3, 2, 1, vai. Donna, guarda che differenza. No, è il peso, zio. Ma fa così tanta differenza, 20 kg. Cazzo, non pensavo che facesse questa grande differenza. Allora no, allora va bene. Scusiamo Alessandro Italaria, diciamo che va bene lo stesso. Mangiare meno merendine. Oh mio Dio, ma questo è il punto dove mi sono tagliato la gola, raga. Incredibile. Ivo ha detto che questa è facile. Che cazzo di buchi ci sono? Oppala. Però rimane sempre il fatto che è bello incastrarsi con queste cose. È bello incastrarsi, va su. Provi nel Q? Provi nel buco del Q? Oh, guarda, aspetta. I funga!
Tienimi il freno, grazie. Tamburivo. Così c'è l'ombrellino per la pioggia. Prego, prego, vada. È arrivato, guardalo, guardalo. Quello che non cambia le gomme, guardalo lì. Vai da nessuna parte con le gomme. Guarda qui come va su, la mia. Ok, sentiamo come spinge. Oh, qua è carina la salita, mi piace. Bella questa qua, cazzo. Che non la facciamo mai sta salita, è bellissima. Figa, bella sta salita, perché non la facciamo mai? Cabocchio, cabocchio. Cabocchio. Vai, molla pure. Oh, che bello. Da dietro sembri Topo Gigi. Ma cosa mi dici vuoi? Si sa. Opla, opala, dentro nel fiume. La Roberta. Chi sei, Robin? Guarda, questo è enorme. Porca puttana. Stiamo deturpando il bosco, non si fanno queste... Faustina! Vediamo, al volo li piace un po'. No, il fungo! È buona? Vado! Guarda qua! Da seduto si può fare tutto in salita. Anche perché in salita devi star seduto, quindi... Occhio a tutti i capocchioni! Capocchio! Guarda che devo fare una contropendenza violenta qua. Capocchio! Vuoi provarla, Roby? Aspetta che vengo a vederti. Vai, Roberta, sono a metà, vai pure! Vediamo come va. Oh, guarda lì. Spingi! Vedi? Vedi che il talarione va su. Questo non... Lui si era fermato lì prima. Col talarione si va su in cima. È diversa. Sì, però si sente che continua a tirare di più. Minchia, dopo quando sei sulla salita tira un botto. Dai, compratemi sta Surron qua che devo... Esatto, compratemi. Se qualcuno vuole la Surron di Roby. Ah, cazzo, sei un po' scavata, La fai con quella? Dagli giù! Fammi provare, vediamo. Al massimo mi sdraio, che non posso. No, che devo stare proprio seduto anche da qua, che quella la sbatte. La Roberta! Che cazzo facevi, Roberto, qua? Cioè, la Roberta mi voleva attentare. Porca puttana. Guardate, che spettacolo. Porca puttana. Ma cosa ti è venuto in mente di me? Ma non mi è venuto in mente. E io ho detto, vado. Non c'è stata risposta, sono andato. Comunque, piccolo feedback intanto della centralina. Ah, mi sembra che vada un po' di più anche nel bosco, perché effettivamente adesso non è che la sto provando da sano, la sto provando da seduto, quindi non è che la sfrutto proprio al 100%. Devo dirvi che mi sembra che tiri di più in salita, Quando voglio aprire ha il margine che mi permette comunque di non dover stare full gas su tutte le salite. Questo prato secondo me è ancora campo di merda, questo? Aspetta che non gli va la moto a Roby, ha detto. È sbrutacci. E non si accende più. Ha fatto puff. No, io non ho sentito niente, ma... Come hai fatto? No, ho schiacciato il tasto. Come ha fatto a schiacciare? Madonna, Roberto! La Roberta! No. Roberta! Capocchio! Vai, due pinne in talaria, vediamole sull'erba. Bella madonna! Ciao, fammi provare quella di nuova. Oh, vai, così ci sono. Non ero abituato ad andare in moto, raga. Quanto sono grosse le moto. Bella però, cazzo, bellissima. Che bella che è. Sì, bellissima. Giro ne ha, grippa, sì. Grippa. Che bella che è. Sì, bellissima. Che bella. Quindi quando è che inizia a produrla? Che bella. Sì, bellissima. Vai, prego. Niente, fermato. Cos'è che volevi fare, Luca? Se sei il temerario, la larghezza della strada è la tua rincorsa ed entri dentro per così. Ti metti lì e entri per così full gas. Full! Ma non mi giro più. Esatto. Come è andata la sua escursione? Allahu Akbar! Roberto! Oh, che buco! No, Luca, me la tieni un secondo, scusami. Queste qua sono velenose. Come ci si sente ad essere il più debole del gruppo? No! Puoi costruire un salto!
riesci a salire di qua, secondo me. Com'è ce la fai, eh? Andato, andato! Bike life! Giuro che la prossima volta che mi vedete con la moto in un video sarà pulita. Un anno senza lavarla talaria e il test è superato. Si è retto a me che gli abbiamo fatto di tutto. La modifica della centralina si sente, ha un po' più di coppia in alto. Per dargli la potenza estrema e per superare anche un po' la moto di Ivo, dovrei cambiargli la batteria. Comunque ricordatevi che sempre in descrizione trovate il link per la talaria. Mi raccomando, se dovete comprare una di queste talarie, ricordatevi di utilizzare il codice Faraone o il link che c'è proprio qui sotto in descrizione. Uno, perché mi supportate. Due, perché avete anche un ottimo sconto. Bella.